Prossima tana del lupo per l'armatura di Bruto, e poi ci sarà l'ultima al Vaticano. Mi sa che è sottoterra, sapete? Eh sì. It's underground. Non mi dare l'obiettivo tempo, ti prego, non mi dare l'obiettivo tempo, non mi dare l'obiettivo tempo. Addirittura. Così in profondo al mar. Non perdere più 10 riquadri di salute. Va bene, capo branco, ci sto. Non ho gli adepti. Abbiamo reclutato molti uomini per la causa. Mi basta fare il nome di Romolo ed essi obbediscono. Bene. Le nostre prediche li hanno convinti, come previsto. Insieme daremo vita ad una nuova armonia religiosa. Un assassino! Mobilitate i seguaci! Ok, va seguito lui. Che ci condurrà da una parte. Io tanto prima non gli posso fare niente. Ci sfuggirai! Però non posso neanche perderlo. Vai, lanciali i coltelli, vai, lanciali, lanciali. Dobbiamo uccidere l'assassino. Romolo lo esige. Va bene, lo volete voi. Uccidetelo e Romolo in cambio ci benedirà. E l'ultimo. Siete durati tanto, m'han detto. Ma veramente tanto. Il suo sangue. Ah, voi anche disarmati siete. Altri stranieri. Presto sarai un'altra vacca. Aspetta che c'ho tempo anche per questo. Bel vasetto con sanguisughe. Può essere utile. Per tipo medical quests, o come si chiamano. Lo vedo! Laggiù! E io vivo un culo così tanto. Dei quadri di salute persi per ora zero. C'è mezzo che poi si rigenera, quindi non si può neanche considerare un riquadro intero. Aspettatemi! Mettetevi in salvo! Ah! Ops. Siamo solo io e te. Assassino! Io adesso morrà. Ecco perché i 10 riquadri di salute. Finiti per ora? Finiti per ora. Ok, non sta andando a fuoco niente, quindi possiamo avere tempo per ragionare. Ti ammazzo! Dici? Ma cosa ammazzi? Tanto qua c'è
un tesorino che io mi prendo, con tutta onestà. Ah, eccolo il trucchetto. C'è una bandiera di Borgia, la voglio, cazzo. A parte credo che sia raggiungibile, eh. E intanto due fuori. Bravi. Vabbè, uno in meno. Bello, bellissimo. Non mi avete fatto un baffo. Niente, mi avete fatto. Quanto grodolo. Ok, questa tana del lupo è bellissima. La mia preferita finora. E lui ha aspettato tutto sto tempo, bravissimo. Non prenderai questo lupo. Sono ragazzi! Ehi! E riuscì a distanza dal bersaglio. Ste teste di minchia. Prendetelo! Due coltelli insieme. Ma solo quelli per ora. C'è la tana dei seguaci di Romolo. Io passo da sopra e vivo un culo così. Tanto la porta è chiusa. La tua fine è vicina, assassino. Oh cazzo. Placate Romolo! Uccidetelo! Via, serie di uccisioni a catena. Romolo punirà coloro che non combattono. Ce n'è altri, forza, venite a me. Spiegate la verità al discredente. Comunque è sempre il solito quadrato che si rigenera, eh. Quindi a me va bene. E farò sì che possiate parlare con Romolo. Tutte queste menzogne te le hanno insegnate i tuoi padroni Borgia. Io dico la verità. Sei tu a mentire al popolo. Certo, credici. Dammi la pagina di codifica. Mai. Ciò che posso darti è la morte. No. Adesso non te ne andrai così. Dai, che mezza sega che sei. Però sei ricco, qualcosa c'hai. Ne cazzo. Tanto però mi sto rifacendo le scorte. Ok. Da dove si accede? Di qua. Impadronisciti del tesoro. Cioè proprio sta cattiveria qui. Mi piace, mi piace. Dai, non è durata neanche tanto. Se avessi avuto l'obiettivo tipo 8-10 minuti l'avrei pure portato a casa. Argento. E prendiamo il tesoro. Quella è la via d'uscita. Quarta pergamena di Roma. Ah no, 5 su 6. Manca solo quella del Vaticano adesso. Perché ad oggi abbiamo completato Terme di Traiano, Piramide Cestia, Colosseo,
Palazzo del Laterano e Terme di Diocleziano. Manca solo la Basilica di San Pietro. Perfetto. Che adesso non è ancora accessibile perché non abbiamo ancora sbloccato quella parte di mappa, però... preciso, figo, ci sta. L'abbiamo fatto risbucare da qualche parte. E proseguiamo.